A Portovino, presso il Bed and Breakfast Francesca, in località Mea, si è tenuto venerdì 3 marzo 2023 il concorso Miglior Salame Nostrano 2022-2023. 9 gli agguerriti concorrenti, tutti di Portovino e tutti convinti e sicuri che il loro salame meritasse il primo premio. Giudici d'eccezione, veri intenditori dell'insaccato polesano, erano Mario Siviero, Vanni Bonzi, Nicola Berti, Davide Marangon ed Enrico Luppi. Mario Siviero, Davide Marangon, Luppi Enrico, Vanni Bonzi, Nicola Berti. Allora qua sono i giudici, i giurati che decideranno il salame che vincerà questa serata. In queste categorie qua. In queste categorie, vediamo. Allora, come salame, aspetto, colore, profumo, grasso, sapidità, gusto. E dopo si farà i totali. Allora, vinca il migliore, comunque vada, sarà successo, si dice sempre così, però avete, eccole qua. Ecco il primo. Ecco qua. Vediamo la degustazione, come si svolge. Non possiamo far vedere il voto, ma comunque da un giudizio a caldo. Maestro, com'è? Buono. Vediamo se è unanime. Com'è? Vediamo Siviero cosa dice. Sta già dando il voto. Buono o cattivo? Allora, tradotto, allora ancora senti Bonzi, com'è? È buono, è buono. La festa del salame, abbiamo 9 partecipanti, con il salame 1 Emanuele, col salame 2 Mazzocco, salame 3 Fabiano, col 4 abbiamo la coppia Diego Mario, col 5 Gianni Manona, col 6 abbiamo Tony e Pacchiera, col 7 Travaglia, col 8 Ivan Fonsato e con il 9 Andrea Sarto. Detto gommista. Allora dal quarto al nono c'è tutto un pari merito. Dal quarto al nono sono tutti a pari merito, quindi tutti salami buoni. Senti. Medaglia di bronzo, terzo premio per Tony Pacchiera. Il secondo posto, medaglia d'argento, il salame di Gianni Manona. Al primo posto con 242 punti la coppia Foresta Diego Mario.